Dall'inizio del mio mandato ho investito in maniera significativa su Natale, l'accensione dell'albero imponente, il volo dei desideri, il giorno dell'Immacolata, i mercatini di Natale, le luminarie collocate sulle numerosissime vie della città. Ho investito nella tradizione dei foggiani, nella vigilia di Natale, arricchendola di eventi numerosissimi che hanno consentito alla nostra città di diventare una città attrattiva, con una ricaduta considerevole dal punto di vista socio-economico. Ma quest'anno, a causa della pandemia del Covid-19, dobbiamo dimenticare quel Natale che abbiamo trascorso insieme e dobbiamo cercare di non consentire al coronavirus di spegnere la speranza del Natale, di spegnere le luci, perché le luci ci saranno in maniera contenuta, le luminarie saranno collocate su alcune vie della città. E queste risorse che noi abbiamo risparmiato da queste luminarie, dagli eventi che non saranno più possibili, li andremo a destinare alle famiglie più bisognose, a quelle famiglie che non possono acquistare il computer. Perché noi dobbiamo garantire a questi nostri figli, perché sono nostri figli, il diritto allo studio e garantire a loro questa didattica a distanza. Quindi con ogni mezzo noi andremo a sostenere queste famiglie, perché questo Natale deve essere all'insegna della speranza, della sobrietà, ma con la forza della solidarietà.